Ciao a tutti. Quando sentite esperti o presunti tali affermare che hanno le prove che un'operazione di hacking è stata condotta da parte della Russia, della Cina o della Corea del Nord, beh, non credeteci. Adesso vi dico perché. Se l'hacker è bravo, è praticamente impossibile scoprire chi è e da dove è partita l'operazione. Perché è difficile tracciare il computer da cui è partita. Perché è difficile? Vi spiego, sperando che il vento non dia troppo fastidio. In pratica, io per esempio ho un computer in Finlandia e adesso sono in Russia. Io da qui, dalla Russia, ho accesso al mio computer in Finlandia. Io posso collegarmi al mio computer in Finlandia e utilizzarlo per qualsiasi scopo. Io potrei, se ne avessi il tempo e la voglia, condurre un attacco hacker contro qualcuno. Mettiamo in Italia. Io sono un hacker molto cattivo, quindi questo lo faccio quasi ogni giorno. Allora, se vengo scoperto, diciamo se l'attacco viene rilevato, gli investigatori italiani riescono a stabilire che l'attacco è partito dalla Finlandia, non dalla Russia, dalla Finlandia. Loro vedono che il computer che si è collegato ai server, che sono stati manomessi, diciamo, in Italia, vedono che sono stati manomessi da un computer che risiede in Finlandia. Dopo loro potrebbero, sicuramente lo farebbero, contattare le autorità finlandesi per vedere a chi appartiene questo computer e quindi risalire a me. Qual è il problema? Anzi, le autorità finlandesi potrebbero anche essere in grado di stabilire che l'attacco è in realtà provenuto dalla Russia, perché vedono che il computer in Finlandia si è collegato a un computer russo. Qual è l'inghippo? C'è una piccola complicazione, che ci sono anche dei computer che sono mal configurati, sono persone che hanno siti web ospitati in server propri, oppure anche semplicemente persone private che hanno computer impostati su livelli di sicurezza molto bassi, per cui sono facilmente attacco di hacker. Qui l'attacco può consistere nella presa di possesso da parte dell'hacker di questo computer, nel senso che magari il proprietario non si accorge assolutamente di niente, però il suo computer è mal configurato e quindi questo rende possibile a chiunque abbia le capacità e la voglia di prendere controllo di questo computer e di utilizzarlo come base per un attacco hacker. Cioè, un hacker si collega a uno di questi computer mal configurati e da qui lancia il suo attacco contro un server che è in un altro paese. Purtroppo di questi computer mal configurati ce ne sono migliaia e ci sono anche delle liste di questi computer. A parte che, voglio dire, questi computer cambiano, questa lista cambia frequentemente, nel senso che magari può essere che il computer sia mal configurato oggi, dopo il proprietario magari viene avvertito e il giorno dopo lui lo sistema. Però diciamo, ad ogni dato istante ci sono moltissimi computer che sono mal configurati. Quindi, un hacker che sia un po' intelligente, che non voglia essere scoperto, cosa fa? Inizia l'attacco, ma inizia l'attacco magari neanche dal suo computer, ma dal computer di un amico, oppure va in un bar e si collega alla rete wireless di un bar e quindi com'è possibile risalire a lui? È molto difficile. Ma a parte quello, dopo lui si collega a un server in Cina, e da questo server in Cina si collega a un server in Russia, da questo si collega a un server in India, da questo si collega a un server in Finlandia e da qui fa l'attacco verso l'Italia. Questo
A questo punto gli investigatori italiani hai voglia di trovare il colpevole, perché loro possono sicuramente avere la collaborazione delle autorità finlandesi, e dopo però devi parlare con gli indiani, devi dare i dati, tutti i dati all'attacco agli indiani, e dopo questi devono darlo ai russi, e questi ai cinesi, eccetera. Capite che non è una cosa molto semplice. Nel caso degli attacchi, dei presunti attacchi, perché non è neanche detto che sia stato un attacco informatico contro i server del Partito Democratico Americano, cui sono accusati i russi, è chiaro che gli investigatori devono prima di tutto dare dati molto precisi ai russi, dire: guardate, l'attacco è partito alle ore eccetera del giorno tot da questo computer. E allora poi gli investigatori russi potrebbero, se vogliono, bisogna vedere se vogliono collaborare, potrebbero essere in grado di stabilire a chi apparteneva questo computer, se era stato manomesso, e a sua volta se l'attacco è partito da un altro paese ancora. Finché gli investigatori americani non danno queste informazioni, l'investigazione è finita qua, diciamo, non si riesce ad andare oltre. Ecco, questo è quanto. È difficilissimo stabilire qual è l'origine di un attacco, a meno che non avvenga nel territorio, tutto all'interno del territorio di una nazione, nel senso che se un hacker italiano fa attacchi contro server italiani, magari senza passare tra server stranieri, beh, allora è facile beccarlo. Però in generale i più furbi no, stanno abbastanza attenti. E concludo dicendo che nel suo discorso di addio di qualche giorno fa, guardate questo bel segnale, cosa vuol dire? Fanno la doccia alla macchina. Obama stesso ha detto che non ci sono prove conclusive che i russi siano dietro all'attacco, nonostante tutte le polemiche dei mesi scorsi, nonostante gli Stati Uniti abbiano imposto sanzioni contro la Russia. Ecco, Obama stesso ha detto che non ci sono prove, non ci sono prove solide, diciamo. Va bene, vi saluto, spero di non avervi annoiato troppo, ma anche queste sono cose importanti. Ciao ciao.